Amici, a partito il video, sì. Jak and Daxter. Ho abbassato un pochino il volume del gioco, dato che stava disintegrando. Ah, fuck! Mi ero dimenticato di questa cosa io. Muoio. Allora. Madonna, quanto indietro mi ha fatto per spawnare però. Senti, ma se rischi passi? Molto onestamente. Ma ti pare? Vabbè, no, alzo, dai. Inizia bene questo episodio, ma no? Bello tranquillo. Senza problemi. Ok. Molto bene. Allora. Lì ci siamo stati. La cosa l'abbiamo presa, quindi abbattiamo questo e insultiamo tutti, tutti. Qualcosa di veramente triste al tuo funerale? Tipo, e ora come faccio a tornare normale? Ma vaffanculo, ma non potevi farmi... Incuratevi. Dio, Dio. Non so perché tutta sta rabbia. Sì, ma... Qualcuno mi spiega dove cazzo devo andare per le altre. Perché? Cura. Perché non ne ho un'idea. Non ne ho proprio idea. Ah, ma non è una piroetta. Praticamente faccio girare Dexter. Non me ne ho mai. Vabbè, aspetta, è una piroetta in cui prendo Dexter e lo faccio. Praticamente balliamo il valzer. Ok. No, davvero. Allora, da lì non ci guadagno più un cazzo, quindi devo andare qua. Non volevo, ma va bene. Ora. No, qua non c'era nulla. E se ora ti dico, io ritorno. Evita come la peste. Bravo. Poi. Perché mi vogliono far incazzare adesso? Stamattina, come ho registrato gli altri video, mi sono dimenticato quello. Adesso, sbloccata la pomeridiana, mi devo incazzare. Molto bene. Ok.
Allora, di qua non c'era... Non vi era nulla. Se non sbaglio. Esatto. Quindi... Ma sai, gli stanno? Sì. Ho il dubbio. Non prenderlo... Non lo volevo. Ok. Io non so che altro fare. Ah, aspetta. Magari adesso si è sbloccato qualcosa lì. Non saprei più. Davvero io non saprei proprio. Non saprei proprio in generale cosa fare. Perché? No. Fanculo! Chi so io? Posso riparlare con lui? No. Sapete cosa vi dico? Credo che uscirò da sto livello, lascerò perdere. E vaffanculo. Ok. Mi sembra un'ottima idea. Che non ho proprio idea di cosa io debba fare. Non lo so. Perché... Ovvio. Perché qua non mi manca nulla. Quindi... Come dai il casino. A meno che non sia sbucato qualcosa tipo inizio livello. Tipo qui. Sembrerebbe di no. Vabbè, arrivederci. Andiamo direttamente alla macchina allora. Mi sembra una buona idea. Non so che cazzo fare, ho girato quel livello 87 volte, mi sono anche... Mi sarei anche rotto i coglioni. Quindi... Vai. Bene, avete le batterie per la macchina. Ci forniranno l'energia sufficiente per sollevare il masso. Ecco fatto. Mi raccomando, siate prudenti quando affrontate il Larker che c'è lassù. Aspettate! Ho deciso, io rimarrò qui per proteggere Kier. Jack? Credo tu possa maciullare quel mostro anche senza di me. Oh, davvero eroico da parte tua? Va bene. Ma non so come salire. Ah, ok, bastava un doppio salto. Non...
Non mi era chiaro. Avventuriamoci. Non è vero. È data un frame. Oh. È spaccata la sedia. Voglio morire. Andava un frame a quel momento. Continua ad andare un frame. Sì, vabbè, ho capito. Cioè, nostro signore merita di essere trattato bene. Va bene. Devo spararli. Pensavo di dover andare di là. No, vabbè, ti prego, se ogni volta... Allora... Ah, ma è a cazzo, non mi segue! Ma vaffanculo, non me ne ero accorto! Vai! Prima ne ha sparato molti di più. Ok. Ok, madonna, lagga anche l'audio. Ma manco se l'avessi giocato sull'emulatore sarebbe andato così male. Andiamo. Spara tutto quello che hai, Jack. Serious Jack. Vai. Andiamo. Quante ne ho? Muoio. Mi ha approfittato per riaggiustare la sedia. Allora, ce la farò ad affrontare, non lo so, l'ultimo boss di Bloodborne, perché, cioè, voglio dire, difficilissimo. Io non so nemmeno quale sia l'ultimo boss di Bloodborne. Non ho mai avviato Bloodborne. Faccio cagare, io non ho mai giocato per intero un Soulstrike. Giuro che recupero. Prima o poi. Bene, arriva al tuo piedi. Vabbè, no, posso. Dai. Ed eccoci di nuovo qui. Pirouette. Vabbè, cioè, capito, però. No, no, non devo farlo mai più. Ogni volta mi scordo che vale 70 euro. Non devo farlo più. No. Ah, adesso è qui. Cioè, davvero. Thank you.
curiosità. Ce ne sono 4. Ma che cazzo? Dai. No. Ho saltato. Dai. Sì. Via. Quante cazzo sono? Vai. Mettiti in posa. Arrivederci. Ora. Quante altre volte lo devo fare? Capito, cioè non ero di là tutto il tempo. Vabbè, non impazzisco. No, giuro, che non li potrò mai precedere partendo 75 ore dopo. Meno che io non prenda il volo. No, non è vero. Te lo giuro. Cioè, non...
Allora. Non so bene se sto andando dalla parte giusta, però... faremo assolutamente finta di sì. Ok. No, no, piano. Vaffanculo. Questa è la mosca. Ci siamo riusciti! Abbiamo evitato che distruggi. Ed è. Quindi la fine del passo lontano. Bel lavoro! Li avete preceduti al detonatore. Il laboratorio del Saggio Rosso è proprio di fronte a voi. Andate ad attivare il teletrasporto così possiamo raggiungervi. Dovrò fare una gara, tipo, magari. Poi dopo, non lo so. Va bene, andiamo a quella che credo essere la terza sezione. Non so bene quanto duri il gioco. Che credo sulla decina di ore. Che figo. Mi ricorda la pista delle miniere di... c'è la pista delle miniere. Mi ricorda la miniera di Mario Kart Wii. Bellissimo. Ed eccoci qua. Wow, mi sono sempre domandato se avrei perso dei pezzi viaggiando in questi affari. Ehi, per tutte le sacre Jacob, il laboratorio del Saggio Rosso è più disastrato di quello del Blu. Ehi, sembra proprio che qui dentro ci sia stata una zuffa. Non mi azzarderei a chiamarla zuffa. Tu che ne dici, mia cara sorella? Certamente no. Il Saggio Rosso si è arreso così facilmente. Non è stato affatto divertente. Gol! Sei tu! Alla fine hai perso le staffe, eh? E Maya vi aveva avvisato che l'eco scura avrebbe avuto un brutto effetto su di voi. Nessuno dà mai retta al vecchio Samus. Cosa ne avete fatto del Saggio Blu e del Saggio Rosso? Non preoccuparti dei tuoi pittoreschi amici. Li abbiamo portati tutti nella nostra cittadella. Sono ospiti speciali. Già, hanno gentilmente accettato di aiutarci nel nostro piccolo progetto. Ti sbagliavi, Samus. L'eco oscuro può essere controllato. Abbiamo appreso i suoi segreti e adesso possiamo plasmare il mondo a nostro piacimento. Non potete controllare l'eco oscuro! Nemmeno i precursor! Finora abbiamo dovuto accontentarci di quel poco eco che si trovava vicino alla superficie. Ma ben presto potremo accedere ai vasti giacimenti d'eco oscuro che da tempo sono celati nelle profondità. Non nei silos! Sì, sì, proprio ai silos. Saranno tutti quanti aperti e tutto l'eco oscuro del mondo sarà nostro! Ma è impossibile! Solo un robot precursor! Oh, non essere così deluso, Samus. Abbiamo dei grandi progetti su di te. Aspetta un attimo! Quello era Gol? Lo stesso Gol che doveva farmi tornare normale? Gol è il tizio che sta cercando di farci fuori? Sono finito? Potremmo essere finiti tutti! Se aprono i silos, l'eco oscuro comincerà a distruggere tutto ciò con cui entrerà in contatto. Dobbiamo andare alla cittadella per fermarli. La via più veloce è il condotto lavico in fondo a questo cratere. Qualche altra batteria e lo scudo di calore del vostro zoomer potrebbe superare incolume quell'inferno. Bene, ragazzi, sapete cosa fare. Avanti, sacchi di pulci, andate a cercare altre batterie. Per tutte le palle di Echo. Sembra che ci sia una forte presenza di Lurker nelle grotte del ragno. Perfetto! Dal nome sembra già un bel posto. Fammi indovinare.
Ci sono ragni nelle grotte del ragno, giusto? È spiccato. È pieno di ragni nelle grotte del ragno. Ma questo è l'ultimo dei problemi. Bill Harker sono alla ricerca dei cristalli di eco scuro concentrato. Dovete distruggere i cristalli prima che quei mostri ci mettano sopra le zampe. Muovetevi! Tu cosa mi dici? Ragazzi, continuate a raccogliere le batterie. È il solo modo per poter proseguire il viaggio verso nord. Aspettavo più dialoghi. Esploriamo un po' questa zona. Allora, devo un attimo vedere i messaggi. Lì vedo batterie. Però devo anche capire come muovermi qui. Ecco perché vedevo batterie. Puttana Eva, il rischio. Ok, allora lì c'è una zona. Qui. Ma vaffanculo! Ma quante malattie devi avere per metterlo lì? Allora. Vorrei tanto... Ah no, ok. Qui? Ah, ok. Qui c'è altra roba. Parliamo con loro. Ehi, guardi, ci picchi. Che cazzo hai con te? Pensi, Willard? Salve, stranieri, siete di passaggio? Beh, anche noi proseguiamo. Non c'è niente di interessante qui. Ma non avevi detto che questa era una gemma inestimabile di grande valore e che... Willard! Abbiamo bisogno di batterie, non di gemme. Noi abbiamo ben 4 batterie. Le vuoi? Quello che questo cervello di gallina vuole dire è che potremmo anche avere delle batterie qui intorno e potremmo anche separarcene per la somma di 90 globi ciascuna. Dov'è che l'ho sentita questa? Ehi, cervelloni, come pensate di fare per portare fuori di qui quella grossa gemma? Senti questo brillantone. Beh, abbiamo altri 12 anni di tempo per provarci. Gordy, e non ci vorrebbe un po' meno tempo se ti mettessi a scavare anche tu, eh? Ho la sciatica! Bene, ragazzi. Ecco come d'accordo una batteria per i vostri globi cotenti. Quanti ne ho? Va bene. Ecco come d'accordo una batteria per i vostri globi cotenti. Allora, me ne danno davvero... Vabbè, ma sono una minchiata le batterie di sto livello, perché ne avrei... Perdonatemi. 4 per i minatori, 2 per il... per il... Come cazzo si chiama, Cristo Dio? L'oracolo? Poi una pelle mosca, scusami, me ne mancherebbe soltanto un'altra. Bene, ragazzi, ecco come d'accordo una batteria per i vostri globi cotenti. E a meno che non mi diano magari una missione di minatori dopo, non lo so. Comunque, 59 batterie. Vediamo un po'. Di qua. Ho riattivato la gondola. Ora può portarvi fino alla montagna nevosa. Usatela ogni volta che ne avete bisogno. Ok. Ehi, ragazzi, secondo i miei calcoli servono 72 batterie per attivare lo scudo di calore e passare la zona lavica sulla strada verso la cittadella di Cole e Maya. Vabbè, 72 batterie manco sono troppe. Ok. Vai, peso anche. L'hai preso tu.
Ottimo. Canale lavico. No, però... Ah! Questa è una delle zone, quindi devo rifarmi tutto il cammino. Sul... Ok. E direi di andare... qui adesso. Perché ce n'è una lì. Si contano? Sì. Intanto vanno a un ritmo diverso. Va bene. Amici, direi che ci possiamo anche fermare qui. Ci vediamo con la prossima parte di Jak and Daxter.